Ora la pagina dedicata all'epidemia di coronavirus e ai vaccini. In questo caso, in collegamento in diretta da Pescara, c'è per noi Antonella Micoliti, che dovrebbe essere con l'assessore regionale Nicoletta Verì, assessore regionale alla sanità. Oggetto di questo incontro è appunto, come dicevo, soprattutto il rischio di razionamento dei vaccini, visto che la Pfizer-BioNTech ha già annunciato di aver ridotto il numero di dosi che vengono inviate ai rispettivi paesi e in particolare all'Italia. Vediamo se può dirci qualcosa di più Antonella con l'assessore Verì. Mi senti Antonella? Buongiorno Marina, buongiorno ai Buongiorno a te, a voi. telespettatori del TG8. Siamo con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Con lei vogliamo tornare a parlare di vaccini, in particolare della notizia dei tagli della Pfizer-BioNTech, delle dosi dei vaccini della Pfizer-BioNTech. A quanto pare la regione Abruzzo non è stata interessata, però per quanto riguarda il futuro, assessore, cosa si sente di dire? Sì, noi abbiamo messo in atto una programmazione valida per la nostra regione, abbiamo consumato il 70% delle dosi che ci sono state consegnate perché ben 30% l'abbiamo dovuto mettere da parte per il vaccino di richiamo, quindi un'attenzione per la seconda dose perché sappiamo che il vaccino è valido solo al momento in cui viene somministrata la seconda dose. Questo significa che nei primi giorni in cui c'è stata la campagna vaccinale, eravamo tra le prime regioni a livello nazionale, adesso abbiamo fermato questo flusso, per cui siamo in attesa di avere le ulteriori conferme per quanto è la possibilità di avere ulteriori vaccini. Ci hanno confermato, come è accaduto, il deposito del 18 di gennaio. Aspettiamo le conferme per il 25 gennaio e in attesa di queste conferme noi andiamo avanti adesso con la vaccinazione Moderna. Per quanto riguarda la piattaforma, sappiamo, insomma, il primo giorno è stata una giornata rocambolesca, il sito è andato in pratica in tilt per il boom di manifestazioni di interesse. Adesso la piattaforma è entrata a pieno regime, assessore. Allora, sono contenta, devo dire, lo sottolineo, di questa grande manifestazione di interesse da parte di tutti gli ultra-ottantenni, ma soprattutto delle persone con disabilità e per il loro caregiver. La Regione Abruzzo è stata una delle prime regioni, se non l'unica a livello nazionale, a porre l'attenzione anche alle persone disabili. Abbiamo avuto qualche difficoltà, diciamo, all'inizio dell'avvio di questa manifestazione nella piattaforma, perché non ci aspettavamo in effetti un numero così elevato sin dall'inizio. In ogni caso oggi registriamo in questo momento, questa mattina, 35.200 manifestazioni. Questo vuol dire che c'è un'attenzione alla vaccinazione e quindi è un ottimo segnale. Torno a ribadire che la piattaforma sarà aperta fino al 31 gennaio e volendo la possiamo anche prorogare. Non è l'iscrizione alla piattaforma che va a definire, a stabilire le priorità della somministrazione dei vaccini, quindi invito alla calma e alla tranquillità nell'eseguire questa possibilità di iscriversi. Assessore, non posso farle questa domanda, visto che insomma è su tutti i media. Il neo assessore alla sanità della Lombardia Moratti avrebbe detto dosi di vaccino in base al PIL, poi però si è corretta. Un suo pensiero? Il mio pensiero è che l'assessore ha ben dichiarato subito e anche esplicitato che non intendeva dire questo, quindi ha dato la sua ulteriore spiegazione. Certo, una somministrazione in base a PIL non è assolutamente condivisa. Vaccinarsi perché? Vaccinarsi è importante perché è l'unico modo per interrompere la catena del contagio. Vaccinarsi significa sicurezza, significa salute, ma anche economia e ripresa della vita normale. L'ultimissima situazione nella nostra regione Covid. Ma nella nostra regione c'è un alternarsi.
Non possiamo stabilire dei dati fissi, c'è una situazione che cambia spesso. E quello che tengo a sottolineare è che la variante che abbiamo avuto in alcune località è stata ben aggredita, è stata ben circoscritta, abbiamo messo in atto tutte le attività di prevenzione, per cui non c'è stato un ulteriore aumento di quei casi. Continua molto forte la campagna sui tamponi, la campagna degli antigenici e quindi uno screening di massa che va lì ad attivare sempre di più il percorso della prevenzione che abbiamo messo in atto. Ringraziamo l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verichia, il suo bel da fare, il suo bel lavoro. Io, Marina, se non ci sono domande da studio, ti restituirei la linea, poi con Diego Martelli ci sarà il collegamento della sera. A te.